Oltre 50 progetti, 26 studenti. Inaugurata al Museo Internazionale delle Ceramiche Alisei di Faenza, la mostra delle opere realizzate dai ragazzi che hanno frequentato MIC Summer School, il progetto di 4 settimane del Museo delle Ceramiche, avviato quest'anno in via sperimentale in collaborazione con l'Istituto per le Industrie Artistiche. A guidare il lavoro dei ragazzi, 4 giovani artisti selezionati al 61esimo Premio Faenza. In esposizione dal 27 ottobre al 15 gennaio, oggetti d'arte ed artigianato realizzati in collaborazione con il laboratorio didattico del MIC. Fin dalla sua origine il museo ha avuto sempre questo rapporto privilegiato con la formazione, la scuola, l'educazione. Non a caso Ballardini appunto fondò il Regio Istituto per la Ceramica e oggi noi continuiamo tutta una serie di progetti proprio per le scuole, non solo della ceramica ma anche con istituti importanti come l'ISIA che si occupano di progettazione. All'interno del progetto europeo CERDE, un Interreg Europe, Central Europe, siamo riusciti a ricavare un progetto speciale di workshop dedicati alla ceramica. 4 momenti di progettualità gestiti da 4 artisti internazionalmente riconosciuti e selezionati tra i giovani del 61esimo Premio Faenza. E questi hanno realizzato dei momenti appunto di riflessione e di progettazione con 26 partecipanti, tra cui la maggioranza appunto studenti dell'ISIA, ma anche ceramisti e designer e progettisti in generale. È stato un momento importante, rientra e anche più importante data la pandemia. Sono tornati appunto in laboratorio, erano già tornati in primavera, ma poter accedere qui al museo durante l'estate è stata una grande esperienza. Rientra sicuramente nella politica dell'ISIA che già aveva iniziato da un po' di anni, un po' di workshop che hanno prodotto anche altre esposizioni e cataloghi. Credo che sia un momento importante per gli studenti lavorare all'interno di un museo con artisti. Oggi il designer è sempre più slittamento tra arte, design, tecnologia, scienza. L'idea appunto di poter sperimentare la materia da un punto di vista dello slittamento e delle arti è un'occasione eccezionale. Un'occasione importante di confronto anche durante molte ore diurne, quindi un'occasione di tipo chiaramente potremmo dire sperimentale, didattico ma anche esistenziale. Credo che le due cose, arte e vita, design e vita, siano assolutamente sempre unite. Per gli studenti dell'ISIA questo è stato un momento di confronto importante con ragazzi un po' più grandi di loro che però hanno già iniziato a lavorare con quello che potrebbe essere il loro futuro. Dare anche un senso di modernità alla ceramica attraverso nuove forme di lavoro, di attività imprenditoriale mi sembra importante. Quindi far intravedere agli studenti dell'ISIA persone che stanno vivendo di questo credo sia molto importante, come anche vedere la realtà più strutturata delle industrie. Quindi tutte le attività che oltre alla didattica normale si svolgono in ISIA, noi stiamo organizzando dei workshop, delle conferenze, delle visite guidate presso aziende che servono proprio a entrare nel merito dei vari processi di produzione. Non dimentichiamoci che in ISIA c'è anche il biennio di design della comunicazione, che è altrettanto importante perché trasmettere questi concetti ad un pubblico più ampio, sia ai giovani che alle persone di mezza età, più adulte, è anch'esso un compito molto difficile e secondo me la ceramica ne ha bisogno. È un momento importante per noi perché è il primo di una serie che vorremmo continuare. È un momento di collaborazione con uno degli istituti più interessanti dedicati appunto alla formazione progettuale ceramica e non solo, e quindi questo è un po' il risultato in queste due sedi espositive con un bel catalogo, è il punto di partenza per pensare a qualcosa di differente proprio per quelle che possono essere le progettualità del futuro legate alla ceramica. Com'è stato lavorare con questi ragazzi, farle anche un po' da insegnante, apripista di quello che magari potrebbe essere il loro futuro? È stato un gruppo di lavoro che aveva tanta sete di imparare, quindi tecniche base di come si prepara uno smalto, ma e anche tanta voglia di vedere cosa c'è dietro
alla tecnica ceramica, se, qual è il concetto che possiamo noi, gli artisti, mettere all'interno del lavoro, quindi tutti i vari sottostrati che si possono trovare andando in profondità. Il progetto è stato presentato come un accrescimento per i ragazzi, ma per voi invece che avete fatto da docenti, che accrescimento è stato? Ma enorme, nel senso che sì, quando uno lavora, no? Lavora su una propria ricerca, dialoga un po', prende varie cose, però di solito c'è anche una parte molto solitaria, mentre poi confrontarsi direttamente con altri e, per me è stato proprio un confronto molto senza mura in mezzo, senza filtri, no? È stato veramente notevole il confronto e mi ha cresciuto un po', devo dire, proprio la voglia loro di sperimentare, di vedere, di confrontarsi. Ed è stata veramente per me una grossa, non dico scoperta, però un piacevole elemento, insomma, ho trovato, sì.